l'ultima edizione di Stadio News 24, in studio Carolina Costa. Ieri Luca Arrigoni è intervenuto in conferenza stampa. Il centrocampista rosanero ha parlato del momento difficile che sta vivendo la squadra di Beppe Iachini e non solo. Ecco le sue dichiarazioni. Sicuramente adesso è un periodo difficile, negativo, perché a 4 risultati negativi non fa piacere a nessuno, né a noi, né alla società, né nella piazza, né ai tifosi. Però dobbiamo constatare che abbiamo fatto buone partite, però abbiamo raccolto veramente poco. Adesso non bisogna fare i paragoni con l'anno scorso, perché l'anno scorso alla fine abbiamo fatto un gran campionato. Cercheremo di ripeterlo, però adesso bisogna pensare a questo momento qua che è negativo e dobbiamo risollevarci il prima possibile. Il centrocampista della nazionale bulgara Ivajlo Čočev salterà la prossima gara di qualificazione del campionato europeo contro la Croazia il 10 ottobre 2015 a Zagabria per problemi di stomaco. È proseguita nella giornata di ieri la preparazione del Palermo nella settimana di pausa per le nazionali prima della nuova sfida di campionato contro il Bologna. I rosanero hanno svolto una doppia seduta. Al mattino Giuseppe Iachini ha diviso la squadra in due gruppi che hanno alternato lavoro tattico in campo ed esercizi in palestra. Nel pomeriggio, dopo un riscaldamento di carattere tecnico, i rosanero hanno svolto esercitazioni sul possesso palle partite in campo ridotto. Francesco Bolzoni, Urus Djurdjevic e Michele Morganella proseguono l'attività di riatletizzazione. Lavoro personalizzato invece per Luca Arrigoni. Il Bologna, prossimo avversario in campionato del Palermo, ha proseguito ieri la preparazione in vista del match di domenica 18 ottobre. La squadra di Delio Rossi ha svolto una doppia seduta d'allenamento a cui non hanno partecipato i nazionali Taider, Baye e Krivicic. Per i rossoblù, test atletici al mattino, partita al pomeriggio. Salterà sicuramente il match contro il Palermo Alex Ferrari. Il difensore del Bologna si è sottoposto ieri ad esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo semitendinoso della coscia destra che lo terrà fermo ai box per 2 settimane. Si è fermato durante l'allenamento di ieri anche Domenico Maglietta per una contusione al ginocchio. Da valutare i tempi di recupero. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.